Ruggero è un artista poliedrico, si muove a tutto campo, è andato anche fuori d'Italia, ha un omaggio, camera 312, tutto impostato sui post-it, Pierre Restany, l'inventore, diciamo l'ideatore del nouveau realisme, per capire il quale è compreso anche il nostro Mimmo Rotella come uno dei protagonisti. Però ha tenuto a fare questa mostra da noi e noi abbiamo tenuto ad averlo, ne parlavamo circa da un minuto personalmente, qui da 4 giorni è con noi e ha creato, spero almeno in tutti voi, un senso di bellezza, di leggerezza, di poesia, appunto, ha anche un po' il problema del nostro pianeta, del surriscaldamento, quindi una prospettiva ecologica, per dirla in modo di folgorazione, credo in un convegno appunto dove si parlava di ecologia, e sotto questo surriscaldamento eccessivo al quale nessuno mette mano, tutti ne parlano, ma nessuno è grande, è bellissima ironia. Adacco conoscono perché da un po' collabora con noi a Vertigo, è stata l'ideatrice dell'altra partita da Milano, si era fermata a Grimaldi, si è fermata a Vertigo ed è ritornata a Milano. È inserita in uno straordinario ambiente di poeti e di artisti e cura molteplici rassegne. Grazie. Buonasera, piacevole. Qualche anno fa, dopo l'11 settembre, alcuni critici per così verificare se questo grande trauma delle Torri Gemelle avesse provocato negli artisti uno shock, cioè un'emozione fortissima, e se questa emozione si fosse. Questi artisti avevano protetto il loro mondo, l'emozione del genere sia stata un pochino frettolosa. Forse anche Ruggero Maggi, MIART, la fiera internazionale, che appunto aveva per soggetto proprio l'abbattimento delle torri, quel momento farlo diventare eterno, e come se nulla fosse a questa mostra precedente che appunto c'era stata, e cioè che gli artisti in una installazione all'aperto che si intitolava Le Ombre, e organizzista, perché appunto gallerista, e motivi avevano stimolato l'artista a e per esempio la fame nel mondo, per cui alla Fiera di Bologna c'era stata quell'altra installa sul genoma, questa grande scoperta, no? La mappatura del genoma che ha sempre mi ha dato. Thank you.
Le uova già cotte, già fritte, già pronte all'uso. Già pronte all'uso. Esatto. Per colpa di un effetto. Un effetto serra, un riscaldamento globale così globale e caldo che fa scoppiare le uova, anche quelle dei nidi, e le rende già subito uova al tegamino. Ma noi nasciamo già cotti? Molto spesso sì, soprattutto non voglio parlare di politica, ma ci sarebbe tanto da dire in questo campo. Perché? Perché le uova? Perché allora l'idea. Qual è l'idea di base? L'idea base mi è nata durante un incontro italo-thailandese in quel di Brescia a ottobre, dove 5-6 artisti italiani sono stati invitati a intervenire, a interloquire con 5-6 artisti thailandesi di una accademia prestigiosa di Bangkok. Il tema dell'incontro, che poi si traduceva naturalmente in una serie di installazioni, performance, azioni, vi dicendo, era quello del riscaldamento globale, appunto. Nella discussione sono state dette tante cose, insomma, a un certo punto mi è venuta in mente un'immagine, questa dei nidi, che al posto di avere delle uova, come tutti conosciamo, nascevano già delle uova, purtroppo, al tegamino. Ecco tutto qua. Allora, da lì il passo è stato breve, nel senso che io sono un grande raccoglitore di tutto. Da bambino pensavo di essere il collezionista di tutte le collezioni possibili e immaginabili. È meglio che non dica quello che collezionavo, perché in certi casi, vabbè. Fatto sta che comunque avevo già parecchi nidi. Parlando poi in giro per il mondo con degli amici, uno dei quali era un contadino, mi diede... me ne regalò altri, insomma abbiamo raddoppiato la potenza di fuoco, e qui ne ho portati ben 13 di questi nidi reali di uccelli. Ci tengo a dirlo, non sono stati assolutamente manomessi o manipolati. L'unico intervento naturalmente è stato quello dell'inserimento prima del guscio, che è un guscio di gallina, e poi quello dell'uovo tegamino, che è una foto digitale di uovo tegamino che abbiamo mangiato in famiglia per qualche mese, in modo da avere un'ampia scelta di... Molto, perché secondo me qualsiasi poeta, artista, musicista, danzatore ha il dovere di evidenziare, sensibilizzare, evidenziare i problemi. L'arte fine a se stessa, l'estetica fine a se stessa, la bellezza fine a se stessa non è utile, e può sì dare un attimo di grandezza, può dare un attimo di poeticità, ma solo quello. Secondo me si deve andare oltre, almeno ho sempre sentito io questa necessità, non solo io, naturalmente tanti altri artisti nel mondo, e quindi continuo comunque sempre attraverso un filtro poetico, artistico, estetico, ma cercare di rendere e di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica a certi problemi molto più vasti. Dalle uova già fritte non nasceranno mai più pulcini, quindi... Quindi ci aspettano tempi duri. Direi che l'aspetto importante di questa mostra è l'aver affrontato un problema così grave come il riscaldamento globale con una, diciamo, capacità di giocare, cioè l'aspetto ludico, che è molto importante. E l'installazione è anche piena di poesia e richiede silenzio, richiede un atteggiamento contemplativo da parte della gente. E poi è anche una, direi, un'installazione comunicativa, perché l'artista agisce sulla società e cerca di comunicare, e questa opera ci sta comunicando che il problema del riscaldamento globale è un problema gravissimo, però lo fa senza aria di catastrofe, lo fa con leggerezza, quasi come se fosse un divertissement, e unisce elementi reali come i nidi con elementi mediali, fotografici, ma no, non importa, nell'arte tutto si anima, perché l'arte è un gioco sublime in cui le cose vere e le cose non vere si animano, proprio come nei giochi dei bambini.